Salve, qui Rockstar Informer ed oggi siamo tornati con un nuovo video incentrato sul nuovo videogioco di Rockstar Games, che noi tutti aspettiamo con un'ansia incredibile, Red Dead Redemption 2. Come sapete, in questi giorni la Rockstar Games ha annunciato la nuova merce in edizione limitata, con tutti i dettagli al riguardo, ufficializzando il tutto sia su Instagram sia sul loro sito, Newswire, e sicuramente da altre parti. Prima di ogni cosa, tranne magari il titolo del post o la didascalia, ovviamente dipende da dove si visualizza il tutto, potremo vedere questa immagine che ci farà da avvio, se così si può dire, a quelli che saranno gli oggetti limitati. Cosa si nota? Semplice. In primo piano, ovviamente, il logo di Red Dead Redemption 2 e dietro tanti simboli che rappresentano delle aziende di varie tipologie di format. Per visualizzarlo in modo più chiaro, aumentiamo la luminosità. Ecco qui, così vi posso far vedere meglio ciò di cui sto parlando. Date una rapida occhiata un po' a tutti i loghi. Notate qualcosa? No? Bene, ve le faccio notare io. Infatti, nella parte in basso, ecco qui questo particolare logo, dove l'azienda in questione si chiama Jimmy Richards. Se notate bene, potrete vedere una bicicletta, proprio così. Il tutto, oserei dire, che sia una compagnia di biciclette. Il tutto non è confermato, ma io non lascerei da parte questi dettagli, soprattutto conoscendo Rockstar Games, dove per lei ogni dettaglio può essere fonte di riferimenti a eventuali interessanti informazioni. Un fatto che ci può confermare il tutto è che in quei tempi, quindi anche nei tempi di Red Dead Redemption 2, le biciclette erano tra i mezzi di trasporto più usati. Una zona in cui potremo assistere al movimento di biciclette potrà essere sicuramente il New Orleans, dato che è molto vasto. Fatto molto ripetuto è lo sviluppo dell'attività dedicata al cacciare gli animali. Infatti, sarà uno dei passi fondamentali di Red Dead Redemption 2. E guardate questo logo, Buck Dingles, Skin Solve. È proprio in questa catena un'altra locazione con cui potremo interagire. Infatti, possiamo aspettarci di commerciare le pelli e tutto ciò che abbiamo ottenuto attraverso le sessioni di caccia in cambio di denaro. Successivamente abbiamo una società presente anche nel primo capitolo, ossia Wakefield e Bakeman. La società in questione, infatti, si occupa di bicarbonato di sodio e un annuncio basato su ciò è possibile notarlo, come ho già accennato, nel primo capitolo, in aree come Armadillo. Come prossima azienda abbiamo il Jack e Jolly, dedicata al tabacco. Anche questa catena era presente nel primo Red Dead Redemption. Acquistando del tabacco, infatti, successivamente consumandolo, quest'ultimo ci ricaricava il Dead Eye. Sono curioso anche se nel secondo capitolo ci sarà l'aggiunta di questa funzione. Qua invece abbiamo un simbolo per quanto riguarda la carta igienica, anche ciò presente in veste di pubblicità nel capitolo precedente. Il tutto vale anche per Bulldogs Lip, specializzato nella vendita di succo di vongole, che a quei tempi era molto di tendenza. Passiamo ora a una delle parti più piccanti, ossia un logo che trae il suo nome alla scritta Moses. E cosa vi ricorda? Proprio così, Moses, personaggio di Red Dead Redemption, vecchio amico di Seth, il necrofilo. Ora mi chiedo, possibile che ad ottobre li rivedremo tutti e due? Magari proprio la loro amicizia si è sviluppata per questo business, dove entrambi collaboravano tra di loro, per far rimanere il tutto fortificato. Io personalmente mi sorprenderei molto a rivederli, già mi immagino come sarà la mia reazione, anche se ovviamente potrebbe essere tutta una coincidenza, ma io sinceramente per quanto riguarda Rockstar Games in queste tipologie di cose non mi fido mai. Un ulteriore riferimento alla prima edizione lo fa notare questa società, ossia Falcon Claw, che anche questa si occupa di tabacco, come Jack e Jolly che abbiamo visto in precedenza, e potremo trovare riferimenti di quest'ultima nei poster all'interno del saloon di Armadillo. L'ultimo dettaglio che andremo ad analizzare si nota nel simbolo di Pons e Son, che pronunciandolo più e più volte può ricordare il negozio di lusso di GTA 5, ossia Pons on Bis. Essendo un negozio di lusso in GTA 5, potremmo magari vedere, anche in questo caso, l'evoluzione di questo luogo dedicato alla vendita di abbigliamenti.